Ciao ragazzi, bentornati sul canale Tutto Tech. Nel video di oggi andremo a vedere come impostare i settaggi per poter far sì che la nostra Fire TV non utilizzi i dati che involontariamente tutti quanti diamo nel momento in cui andiamo a fare degli acquisti sullo store di Amazon, piuttosto che iniziamo a vedere delle serie TV o dei film. Tutto questo sono delle fonti che Amazon attraverso la Fire TV utilizza per banner pubblicitari oppure per proporci delle serie TV o dei film. Naturalmente questo ha dei pro e dei contro, perché il pro potrebbe essere che mi può proporre dei film o delle serie TV che mi interessano e quindi io non devo stare io a cercarle. Il contro è che comunque hanno tutte le mie preferenze a portata di mano, quindi i banner pubblicitari potrebbero essere fastidiosi. Ma non solo, tutte queste informazioni che vengono gestite dalla Fire TV, che è un prodotto fantastico a basso costo ma non ha una grossa potenza come software, come hardware, e quindi potrebbe andare a rallentare la stessa. Andiamo a vedere le impostazioni da tenere, dopodiché tireremo le nostre conclusioni. Per prima cosa ci spostiamo sulla rotella delle impostazioni, tutta a destra, ci clicchiamo, dopodiché andiamo su preferenze e impostazioni privacy. Come vi dicevo nella presentazione, io ho già messo off in questa schermata e il consenso per i cookie, quindi come dice lì a lato, consente l'uso di cookie identificativi del dispositivo e altri dispositivi simili per migliorare la tua esperienza pubblicitaria su questo dispositivo Fire TV. Quindi, in base a quello che noi abbiamo effettuato come acquisti anche sul sito Amazon, può andare ad attingere e quindi proporci una pubblicità basata su quelle scelte. Dati di utilizzo del dispositivo. Altro modo di poter utilizzare i nostri dati personali raccolti dal sistema operativo per fini di marketing e quindi per migliorare i prodotti che vi propinano, vi vogliono offrire in tutti i banner. Questa voce invece raccoglie i dati di uso delle app riguardo appunto l'App Store della Fire TV. Consente all'App Store di raccogliere informazioni sulla frequenza e la durata di utilizzo delle app scaricate. Quindi anche in questo possono andare a monitorare l'utilizzo e che cosa andiamo a scaricare dal nostro App Store. Pubblicità basate sui tuoi interessi, come dice la parola, loro vanno ad analizzare tutti i dati. Infatti dice, consenti alle app su questo dispositivo di utilizzare il tuo ID pubblicità per mostrare annunci basati sugli interessi che mostrano prodotti e servizi che potrebbero interessarti. Quindi tutto è basato sul poterci dare dei banner mirati su ciò che ci interessa di più. Impostazioni notifiche. Qui tornando indietro di uno possiamo andare nelle impostazioni notifiche e disabilitiamo tutte le notifiche pop-up, blocca sblocca le notifiche per le applicazioni specifiche. I contenuti consigliati, gestisci video e audio nell'area contenuti consigliati dalla schermata iniziale. Questo può andare ad influire sulla memoria della nostra Fire TV, quindi avere una animazione continua va a togliere potenza di calcolo alla nostra Fire TV e quindi potrebbe rallentarla. Infatti entrando dentro consenti la riproduzione automatica del video, non appariranno più delle animazioni nella home page ma solamente immagini statiche che comunque vanno a consumare meno la potenza di calcolo della nostra Fire TV. Andiamo in basso, consenti la riproduzione automatica dell'audio. Questo va ad influire sempre sulla velocità della nostra Fire TV. Abilitando questa funzione, non solo il video, ma anche l'audio lo farà sentire nella home page, ma questo andrà a togliere sempre, come dicevo prima, velocità alla nostra Fire TV. Questo sincronizza contenuti recenti, va a ricordarci che cosa abbiamo visto di recente. Anche questo io l'ho disabilitato perché la Fire TV abbia più memoria libera possibile. Sono semplici passaggi, come avete potuto vedere dalla guida, ma che comunque possono aiutare la nostra Fire TV ad essere intanto gestita da noi direttamente e non da eventuali dati che possono essere acquisiti da Amazon, ma con nostro consenso, perché se non disabilitate quelle voci, Amazon ha tutti i diritti di poter acquisire questi dati.
In più andiamo ad agire sulla fluidità, sulla velocità della nostra Fire TV, perché togliendo le animazioni, ad esempio, come vi dicevo prima, risulterà molto più semplice per la Fire TV caricare comunque dei video, dei film, piuttosto che le serie TV, e quindi essere molto più fluida. E tirando le somme, stiamo parlando della Fire TV, adesso a prescindere dal modello che voi avete, è un ottimo prodotto a basso prezzo. Questo ci consente di effettuare delle operazioni fantastiche su qualsiasi tipo di televisore, soprattutto su quelli che magari non hanno una parte smart molto marcata, anche se ultimamente comunque i televisori hanno delle funzioni smart molto avanzate. Ma comunque ci dà la possibilità di effettuare uno streaming su tantissimi prodotti, che possono essere le serie TV, i film e quant'altro. La sua finalità è quella di reindirizzarvi presso uno store, che è quello di Amazon, e farvi magari effettuare degli acquisti di prodotti che vi ha fatto vedere e che magari possono anche essere allettanti come prezzo, perché magari c'è una promozione particolare. Ma lo scopo finale è quello, anche perché Amazon con il prodotto Echo, Echo Dot, Echo Show, le Fire TV, sì, ci guadagna, ma non in maniera così importante, tant'è che all'inizio loro pensavano che l'utente finale avrebbe utilizzato di più questi dispositivi per effettuare ordini online. Per loro era una comodità richiamare il prodotto che ci interessava, magari su un Echo Show visualizzarlo e dare l'ok per poterlo acquistare. Questo purtroppo non ha preso molto piede e quindi si sono dovuti escogitare un sistema diverso per proporci dei prodotti da poter acquistare. Poi sta a noi decidere se questa cosa, perché ci sono persone che dicono no, beh, a me interessa perché comunque magari mi sono perso una promozione su un prodotto che mi interessava e loro me lo fanno vedere. Dopodiché vado a effettuare io l'acquisto. Per l'amor del cielo, questa voleva essere una guida semplicemente per darvi la possibilità di gestire i vostri dati in piena autonomia. Bene, io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!